Molto dunque il risultato arriverà tra un pochino. Vediamo intanto la situazione. A Torpedo Mosca, in una partita giocata ieri, ha battuto sorprendentemente fuori casa 2-1 il Monaco, ribaltando la situazione. Poi il Bayer Leverkusen ha pareggiato 0-0, ma aveva perso 3-0 all'andata. Il Bologna, come detto, grande impresa, ce l'ha fatta ai calci di rigore. L'Anderlecht ha perso a Dortmund contro il Borussia, ma si qualifica in virtù dell'1-0 dell'andata. Poi l'Atalanta, che ha vinto 1-0 sul Colonia dopo l'1-1 dell'andata, si qualifica non senza sofferenze. L'Inter invece gioca in modo autoritario a Belgrado, la Roma era in vantaggio fino a pochissimo dal termine, attendiamo il finale. E come detto, Sporting Lisbona, Vitesse, si parte comunque dal 2-0 colto dai portoghesi in Olanda dell'andata, dunque un buon margine per lo Sporting di Lisbona, del quale poi magari in chiusura cercheremo di sapere il risultato. Adesso brevissimamente, prima del Pera Nicola Kalatopoulos, vediamo il servizio. Con un cuore grande così e una partita perfetta, il Bologna cancella l'umiliazione subita in Austria 2 settimane fa e si qualifica ai quarti di finale della Coppa UEFA. Meno di 5.000 paganti, non erano in molti a crederci, gli assenti hanno avuto torto. Il Bologna inizia la sua missione impossibile rinunciando nel primo tempo all'arma bianca e affidandosi ad una manovra più logica e ragionata. I fatti le danno ragione. Passano solo 6 minuti e Vars si svelta a inserirsi su una punizione di Notari Stefano. 1-0 e speranze riaccese. Padroni di casa vicino al raddoppio al 18esimo. Bonini recupera una palla che sembrava ormai persa. Sul cross di Dijà, Notari Stefano ci prova 2 volte senza esito. Al 30esimo Radice è costretto a sostituire Poli, per lui distorsione al ginocchio con Lorenzo. 1 minuto dopo è Notari Stefano ad avere la palla buona sul piede giusto. La conclusione è debole e Kneller può bloccare. Al 43esimo si fa vedere Lorenzo. Stacco di testa per il volo plastico a fil di palo del numero 1 austriaco. Secondo tempo. Passano 5 minuti, Vassar si butta su una palla vagante e cade in area. Dopo un attimo di riflessione, il tedesco Trischner fa il suo regalo natalizio al Bologna e decreta il rigore. Se ne incarica Cabrini, Kneller intuisce, tocca il pallone ma non può impedire che entri in rete. 2-0 e adesso tutto è possibile. Il Bologna ci crede e raccoglie il frutto di una prestazione incredibile al 70esimo. Cross di Cabrini, la palla sorvola tutti e raggiunge dalla parte opposta Negro, perfetto nell'inserimento e nella conclusione. 3-0 e handicap di partenza annullato. 2 minuti dopo il Bologna potrebbe addirittura chiudere il conto. Grande iniziativa di Verga sprecata clamorosamente da Lorenzo. Si va ai supplementari. Al 100esimo si segnala Campione, entrato al 68esimo al posto di Dijà ed autore di una prova maiuscola. Blocca il portiere austriaco. 1 minuto dopo Trischner espelle Abfalterer per un fallo su Notari Stefano. Bologna in superiorità numerica. A 6 minuti dalla fine ci prova Cabrini sul cross di Bonini, ma Kneller non si fa sorprendere. Decisione rimandata ai rigori. Saranno una storia infinita. Sbaglia Tricelle, l'Edmira che aveva segnato con Marshall in vantaggio. Ci pensa Cousin ad annullare la conclusione di Essen e la rete di Bonini riporta la situazione in equilibrio. Segnano Müller, Verga, Graman e Vass. Quando De Giorgi mette fuori il quinto rigore, per il Bologna sembra fatta. Ma Cabrini sbaglia tutto e si comincia a temere che sia un segno del destino. Vanno a segno Hartner, Notari Stefano, Binder e Biondo. Poi va sul dischetto Dotzler che mette fuori. Lorenzo non fallisce e il Bologna raggiunge la più incredibile delle qualificazioni, legittima negli spogliatoi la soddisfazione. Vincendo il Bologna ha vinto il calcio. I nostri ragazzi, pur con una squadra grandissimamente rimaneggiata, hanno dimostrato di essere una squadra efficiente, una squadra attenta. Era molto pericoloso una partita così molto difficile, perché è difficile voler fare 3 gol e non prenderne neanche uno, e si sa che se ne avessimo preso uno sarebbe stata praticamente finita, e abbiamo rischiato nulla, per cui credo che meglio di così non poteva andare, e credo che una soddisfazione così grande ai nostri tifosi e non si poteva sperare di dargliela meglio. Ma questa sfiducia che c'era nel calcio italiano nei nostri confronti, che l'abbiamo ribaltata, per essere in fondo alla classifica, insomma, vuol dire che qualche risorsa c'è anche in questa squadra. Cosa è successo in 2 settimane? D'accordo, l'avete colpito i pali, siete stati sfortunati, ma abbiamo visto veramente una squadra trasformata. Sì, hai detto giusto te che all'andata abbiamo avuto anche un po' di sfortuna, però oggi direi che siamo entrati in campo forse con uno spirito diverso e forse anche forti, forse una parola assurda, però forti del risultato negativo che avevamo acquisito all'andata, perché sapevamo che dovevamo ribaltare un risultato così disastroso e siamo andati in campo proprio con la grinta, con la voglia di far bene. Le partite sono tutti episodi, in Austria è stata una partita a episodio perché sono successe cose molto strane, molto particolari, ecco perché dopo il 3-0 negativo dell'andata di Vienna
Non dico che ci fosse fiducia nella squadra, però sotto sotto c'era la voglia di ribaltare questo risultato, perché il risultato di 3-0 non c'era molto chiaro, non era venuto fuori molto, molto così chiaramente, ecco. E quindi appunto sapevamo che potevamo ribaltare questo risultato. Logicamente ci vuole anche una buona dose di fortuna. Bene, Bersellini, Radice è un po' polemico, abbiamo sentito, non ha gradito evidentemente troppo le tante assenze, anche qui Inter praticamente decimata, con il 3-0 dell'andata poteva tutto sommato gestire la partita, come dicevamo prima, magari in virtù di una mentalità un po' superata, invece l'Inter ha giocato a viso aperto in modo abbastanza autorevole su un campo, tanto per cambiare, direi non all'altezza della situazione, Maurizio, no, dava l'impressione di essere a San Siro più o meno. Tutto il mondo è una sabbia, perché vedi, voglio dire, guarda questo campo, voglio dire, ci lamentiamo tanto di San Siro, giustamente è uno scandalo, sia ben chiaro, come uno scandalo Roma, come lo sta diventando Torino, Genova e cosa, però anche questo campo evidentemente o è malfatto o è tenuto male, non ci sono dubbi, perché guarda che campo è. Un pantano nel quale comunque l'Inter si è ritrovata a casa. Io non ho capito perché Trapattoni non ha fatto giocare Pizzi. Chiediamo a Bersellini. Cioè non era un eccesso di prudenza. Ma su questi terreni lui dice che si trova. No, sicuramente ha dato un senso tattico alla sua formazione in virtù del 3-0. Sì. Non voleva esporsi con un centrocampista di chiara rifinitura, certo, di propulsione, certo. Voleva sicuramente, ha portato questo Tacchinari sull'uomo, ha fatto rientrare Stringara da un po' di tempo assente per infortunio e sicuramente ha portato questo grosso giocatore che è Matteo un po' più avanti rispetto alla gara di domenica a Cesena. Sì. Quindi era ben predisposto in campo per andare a colpire in contropiede. E qui vediamo il gol. Stevanovic è molto bello. Imparabile. Stavolta imparabile. La palla ha picchiato per terra. Per terra. Ha picchiato per terra, ha preso più velocità. Sì, poi è stata una bella azione perché ha velato i due davanti, almeno uno sicuramente, con cross dal fondo, un'azione molto bella, che meritavano onestamente anche loro questo gol. Così come ha meritato l'Inter il pari subito dopo con un'azione stupenda da parte di Matteus. Ecco Maurizio, ancora una volta Matteus è straordinario. Straordinario. È davvero un momento magico. Eccolo qua. Sì, non c'è dubbio, è un momento magico qui, ecco qua, è un momento magico di Matteus in una condizione eccellente sul piano fisico, sul piano morale, trascina i compagni, tira da tutte le posizioni, fa il regista, fa tutto, è una e ha vinto anche il pallone d'oro, anche se io torno a dire, non me ne vogliono gli interisti, però tu per me è una concezione sbagliata. Cioè il pallone d'oro, cioè, lasciamo l'eccezione di Paolo Rossi, ma prendiamo Rummenig, prendiamo Platini, che l'ha vinto due o tre volte di fila, prendiamo Beckenbauer, cioè per me lo si deve vincere per una stagione, non lo si deve vincere per un breve periodo, non sto tenendo l'idea. Certo, ma... Non so se siete d'accordo, Bersellini o meno, Pistocchi, non lo so, però voglio dire, il pallone d'oro... Anche se in questo momento non c'è dubbio che lo meriti, allora in questo momento anche Föhler ti arriva a dire potrebbe essere da pallone d'oro. Certo, però Matteus perché dici non tutta la stagione? Anche lui ha fatto un mondiale, l'ha vinto, ha giocato prima ad alto del livello. Mondiale, voglio dire, Baresi, prima del mondiale ha fatto una stagione impeccabile. È chiaro che l'ultima parte forse condiziona un po'. Quel resta più impressionante. Vinto a Barcellona 1-0, questa sera si gioca a Madrid, una partita che promette grande spettacolo e molti gol da non perdere dopo il nostro speciale. Adesso parlavamo dell'Inter, sentiamo cosa ha detto Trapattoni a fine partita al microfono di Marco Francioso. Gianni Trapattoni, avevi un po' di paura, mancavano quattro titolari, ha impostato una partita dura in difesa e hai portato a casa il risultato. Ma credo che più che paura c'era l'obiettiva e oggettiva difficoltà di rimpiazzare gente come Ferri, come Bremer, come Battistini, quindi eravamo un po' decisamente handicappati. Tacchinari ha fatto la sua ottima partita con un Stringara recuperato, avevamo un ottimo centrocampo, non in difesa, loro ci hanno schiacciato, però direi che siamo comportati più che bene, un pareggio in queste condizioni. Direi che è un grosso risultato. Diciamo che i momenti più pericolosi sono stati i primi 10 minuti. Se il Partizan avesse segnato in quel momento, allora forse ci sarebbe stato da temere. Sì, è chiaro che sul piano psicologico saremmo andati incontro ad una situazione sicuramente diversa, però credo che la squadra non ha mai temuto, ha tenuto in mano la partita con grande personalità, con criterio anche di carattere tattico, perché su questo terreno diventava difficile manovrare, quindi direi che ci siamo comportati ottimamente. Beh, più o meno un terreno a cui ci sei abituato, San Siro è in queste condizioni. Sì, forse questa sera era peggio. Senti,
bravo particolare a chi va? A Zenga, che ha salvato parecchie palle. Direi questa palla gol in ultimo, che uscire sconfitti mi sarebbe spiaciuto. E poi mi sembra siamo portati tutti bene, da Matteus a tutti, dal primo all'ultimo, veramente tutti eccellenti. Grande intuizione quella di Matteus. Beh, grande intuizione, si è allargato molto bene Serena, si è infilato e lui ha queste botte che sono sue, bisogna lasciargliele. Adesso che vai in spogliatoio cosa dici ai tuoi ragazzi? Beh, mi congratulo perché veramente hanno fatto una grossa partita. È un giovane esordiente come Tacchinardi, ha disputato veramente un'eccellente gara. Tante parole di elogio per Tacchinardi. E gli altri da difesa sono comportati bene? Ma tutti, ma gli altri sono dei veterani, sono degli internazionali come Bergomi, che è stato esemplare. Ed è chiaro, rientro nelle normali routine, anche se sono comportati molto bene. Però un ragazzo che esordisce in un clima così difficile, è giusto che gli vadano gli elogi. Del Partizan cosa tenevi particolarmente? Ma il fatto che potessero fare un gol all'inizio, caricarsi e avere... sai, noi potevamo avere anche qualche problema difensivo, potevano anche eventualmente crearci maggior problemi, invece mi sembra di poter dire che veramente li abbiamo contenuti molto bene. Vista la tua tranquillità, relativa chiaramente, durante il primo tempo, forse già allora avevi capito che il turno era passato? Sì, dopo lo 0-0 del primo tempo ero convinto di passare il turno. Grazie, ciao. Complimenti all'Inter, a Trapattoni naturalmente, sì. Maurizio Pistocchi però sostiene che nell'arco delle due partite forse non è mancata un'offerta per questa Atalanta. Cominciamo con delle immagini che indicano anche una certa durezza di questo match, con falli da una parte e dall'altra, abbastanza pericolosi come in questo caso dimostrano le immagini. Bersellini, ecco, un Atalanta che ha dimostrato comunque grande personalità. Ma io direi che il primo tempo ha giocato una grossissima gara Atalanta, meritava sicuramente anche qualcosina in più dell'1-0 ottenuto. Nella seconda parte invece il Colonia è venuto fuori bene e sicuramente il cambio dell'allenatore a questa squadra, seppur decimata dagli infortuni che ha avuto, l'ha resa più determinata, più cattiva tra virgolette nel senso calcistico. E l'Atalanta ritirandosi indietro di un buon 20 metri ha dato la possibilità a loro di rendersi pericolosi, però direi che tutto sommato la gara è terminata con il risultato giusto, cioè un'Atalanta vincitrice. Maurizio, Caniglia all'inizio perlomeno davvero incontenibile. Incontenibile, sì, è un grandissimo giocatore e non capisco perché una grande squadra, con tutto il rispetto e la stima che ho per l'Atalanta, una grande squadra non faccia di tutto per prenderselo. Messo vicino a un giocatore di diverse caratteristiche, no? È una seconda punta eccellente per velocità, per intuito, per scatto. Mi raccontava Pistocchi che Frodi mi ha raccontato che tra l'altro sono tutte dicerie quello che dicono su una vita, come posso dire, su una dolce vita di questo campione, che invece è un esempio anche in allenamento di serietà, di tenacia, e quindi voglio dire è un giocatore, ma anche altri, quando parliamo di Nicolini, quando parliamo degli altri giocatori, sono giocatori che qui c'è Evair in azione. Evair stesso, che pure ha cambiato un po' gioco, forse rispetto a una volta, segna di meno, perché magari lo fanno giocare, no, Bersellini, magari un po' più arretrato. Ecco, un po' più arretrato. Ma è tutta una squadra di grandi giocatori. Ecco, un secondo tempo in cui poi il Colonia ha cercato invece di replicare, sì, con Goetze che si è trasformato ancora una volta in centravanti, d'altra parte lo è. Naturalmente qui vediamo l'occasione per Greiner, ancora molto bravo Ferron, bravissimo. E poi un elogio anche a questo Stromberg, che sono anni che gioca ad altissimo livello nel nostro campionato. Dicevamo prima con Pistocchi l'assurdità che non l'abbiano fatto giocare lì, meno male che c'è andato, non l'hanno fatto giocare nel mondiale, no, che lo buttavano dentro l'ultimo quarto d'ora, chissà perché. Un giocatore proprio, che anche lui è un grande esempio. Diceva proprio uno dei giocatori della nazionale svedese di come tutti i giocatori fossero meravigliati della non presenza in campo di Stromberg e della bravura di questo ragazzo che stava fuori con tanta tranquillità, molto serio, molto professionale. Sicuramente Frosio lavora bene, come ha lavorato bene Mondonico, perché ha anche un grosso gruppo di giocatori e soprattutto dei giocatori disposti a sacrificarsi e a fare bene. Ecco, volevo sentire Bersellini su questo aspetto, no? Molti temevano in qualche modo che la partenza alla fine si è vista di un personaggio così carismatico come... Si dice che la Coppa UEFA sia la competizione europea più selettiva. Che significato ha per l'Atalanta, per una squadra come l'Atalanta, arrivare ai quarti di finale? Ma credo che arrivare ai quarti di finale sia una grossissima soddisfazione non solo per l'Atalanta, ma credo per tutto Bergamo intera.
stasera devo veramente dire grazie ai nostri tifosi. A un certo punto ci hanno sorretti loro, perché stavamo soffrendo maledettamente, il loro incitamento è stato per noi fondamentale. Alla fine anche i giocatori erano felicissimi e per la vittoria e per come si è comportato il pubblico. È stato un buon vostro primo tempo, ha risposto il Colonia, e insomma vincere col brivido è ancora meglio, no? Ecco, il brivido si soffre fino alla fine. Se fossimo riusciti a segnare il secondo gol probabilmente non avremmo sofferto, però credo che l'aver eliminato una squadra col Colonia è doppiamente meritevole l'Atalanta, perché oltre che essere una buonissima squadra ha lottato veramente anche il Colonia col cuore per tutti i 90 minuti. Noi siamo stati bravi, siamo riusciti a condurre un primo tempo esemplare. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche qualche problema, perché a quel punto Colonia non ha più niente da perdere, ha rischiato il tutto e per tutto. Noi abbiamo avuto qualche difficoltà sulle palle alte, ma credo che sostanzialmente la vittoria dell'Atalanta sia stata limpidissima. A un certo punto ha sostituito Caniggia, poteva essere anche una soluzione giusta, dare un attimo di respiro a questo giocatore. Lui ha risposto lanciandole indietro un guanto. No, Caniggia era molto stanco, e dopo due mesi giocare due partite consecutive nell'arco di tre giorni sicuramente si pagano. Claudio è uno che tiene a giocare per tutti i 90 minuti, come del resto tutti i giocatori, ma credo che abbia fatto interamente il suo dovere, anche in virtù del fatto che il gol probabilmente l'ha inventato lui. Nicolini è stato bravissimo a seguire l'azione, però lui ha fatto una grande azione, ha procurato un'altra azione da gol nel secondo tempo con quel pallonetto andato fuori di poco sopra la traversa. È stato, direi, eccezionale anche sotto il profilo dell'impegno, perché lui e Vahir sono stati i due giocatori che sono riusciti a costringere gli avversari a calciare sempre lungo la palla. Era quello che noi desideravamo, il loro apporto è stato fondamentale. Non stavi bene, ma hai voluto restare in campo stoicamente, addirittura ci tenevi troppo. Sì, ci tenevo tanto, però non era poi così drammatico prima la partita. Riuscivo abbastanza bene, un po' di dolore, però niente di grave, potevo veramente giocare. Dopo invece ho fatto una caduta, sono caduto molto male e non potevo più. Senti, che significato ha per questa vostra squadra arrivare ai quarti di finale di una competizione difficile come la Coppa UEFA? È una cosa bellissima, perché noi abbiamo capito questo, soprattutto quella volta che siamo andati insieme in finale, 2-3 anni fa. E adesso cercheremo di andare avanti il più possibile, diciamo. È una cosa bellissima per noi, perché non è che succede tutti gli anni, anche se ultimamente abbiamo fatto un po' di coppa. Senti, siete rimaste in 8, di cui 4 italiane. Che significato ha secondo te questa presenza di 4 formazioni italiane? Vuol dire che il calcio italiano è il calcio più bello, e dove ci sono il migliore giocatore. Non possiamo far finta di non averlo visto, c'è stato un lancio d'un guanto verso la panchina, cosa voleva significare? Niente, ho dato i guanti al pubblico. Senti, chi è la formazione che non vorresti incontrare di quelle 8? Un'italiana? No, per niente, anche se un'italiana non c'è problema, noi siamo forti lo stesso. Okay. Basta che non incontri il Napoli, Caniglia, sennò si verrà di un'altra volta. Se fosse per l'Atalanta i parrucchieri fallirebbero. C'erano tutti i capelli.